Un altro esercizio interessante in cui comunque occorre procedere ad una fattorizzazione è il seguente: viene dato un numero che è formato da una differenza. Il primo numero è un numero fatto da 2k cifre pari a 4. Il secondo numero è un numero fatto da k cifre pari a 8. Quello che bisogna dimostrare è che è un quadrato perfetto, cioè che in altre parole si possa scrivere come alfa elevato al quadrato, dove alfa naturalmente è un numero intero. Va bene? Ma questo è il momento per fermare il video e procedere per conto tuo. Allora, è interessante, la risoluzione che c'è nel libro di testo, perché naturalmente vi consiglio come al solito. Va bene? Invece, noi utilizzeremo un altro metodo. Allora, cosa vuol dire che 4 è ripetuto 2k volte? Vuol dire semplicemente che k, questo numero, si può scrivere come 4 per dovevo metterlo naturalmente fuori, 4 per 10 alla 2k-1 più puntini puntini 10 alla 0, che naturalmente è 1, meno 8 per 10 alla k-1 più puntini puntini 10 alla 0. A questo punto, diciamo, qui abbiamo somme del tipo 1 più 10 al quadrato più 10, 2k alla meno 1. Questa è una progressione geometrica di ragione 10. Naturalmente andate a cercarvi su Wikipedia bene che cos'è, e naturalmente possiamo scriverla in questo modo come 10 elevato 2k-1 fratto 10-1. Attenzione, sul libro di testo non si utilizza questo metodo, ma si utilizza un metodo più elementare. Stessa cosa qui, la possiamo scrivere come 10 elevato k-1 10 alla meno 1. Attenzione che 10 alla meno 1 è 9, e naturalmente questo è molto interessante. E quindi questa differenza si può naturalmente scrivere così: 4 alla 9 di 10 2k meno 1 meno 2 10k meno 1. Quindi si può scrivere naturalmente in questi termini. Allora, adesso è qui che spunta, diciamo, la fattorizzazione. Perché? Perché 10 2k-1 la possiamo naturalmente scrivere come 10k-1 per 10k, 10 alla k, più 1. Quindi se vuoi, in questo momento puoi interrompere il video e continuare per conto tuo, eccetera. Naturalmente possiamo raccogliere un 10 alla k-1 con un po' di malincuore, perché non è un quadrato perfetto, però lo facciamo e vediamo che cosa succede. Succede che qui otteniamo 10k più 1 meno 2. E quindi miracolosamente succede che otteniamo 4 noni, 10k meno 1, tutto quanto al quadrato. Quindi l'alfa che stiamo cercando è esattamente 2 terzi di 10k alla meno 1. Quindi quando facciamo la differenza fra due numeri, di cui il primo numero è 4 ripetuto 2k volte, e il secondo numero è 8 ripetuto k volte, questo è il quadrato di 2 terzi che moltiplica 10 alla k meno 1. Quindi si nota che quando k
molto grande, questo è un